Pietro Romanengo fu Stefano, che cos'è e cosa fa? Pietro Romanengo fu Stefano è l'ultimo esempio in Italia e forse anche in Europa dell'antico laboratorio completo di confetteria e cioccolato ottocentesco. Cioè praticamente è rimasto uno stabilimento, una fabbrica ancora organizzata con i criteri antichi del vecchio laboratorio di confetteria, che ha una serie di reparti produttivi che assomigliano più a delle botteghe artigianali che a uno stabilimento. Questo modo di fabbricare la confetteria e il cioccolato ottocentesco è ancora il modo con cui Pietro Romanengo fu Stefano lavora. Chiaramente questo è un laboratorio che nasce come laboratorio di un'antica confetteria che era in via Sonziglia, e quindi praticamente rispondeva a un'esigenza di dettaglio. Infatti la chiamavano allora i francesi confiserie de détail, di cui era piena l'Europa, praticamente tutte le grandi città avevano dei Romanengo. Purtroppo i Romanengo non ci sono più, c'è un'industria che ha standardizzato la maggior parte dei prodotti dolciari, ci sono delle pasticcerie, ed è rimasta questa nostra realtà così un po' in mezzo tra due realtà che vanno più o meno bene, ma deve giocare su delle variabili sue. Praticamente chi ha fondato l'azienda, siamo nel 1780, ha voluto in qualche modo produrre la manifattura genovese dei canditi, che allora era importantissima. Genova era la capitale del frutto candito. E poi ha voluto, in quel momento dettava legge Parigi, ha dovuto praticamente, se voleva rimanere leader, assomigliare un po' ai francesi. La manifattura genovese dei canditi e la manifattura francese, che poi non era altro che il perfezionamento di queste manifatture medievali e rinascimentali. Dobbiamo pensare che l'Italia non era seconda a nessuno, perché i francesi hanno imparato da noi, dai matrimoni delle Medici con i re di Francia, e poi hanno, come sanno fare loro, hanno fatto diventare stupenda la confetteria. Ora, io dico confetteria e non vorrei essere frainteso, perché confetteria non vuol dire confetti, ma vuol dire lavorazione dello zucchero, della frutta e del cacao. Quindi la confetteria era tutto salvo il forno, salvo la pasticceria e salvo il gelato. E queste confetterie i francesi le hanno portate. Infatti i loro negozi erano praticamente dei luoghi di culto, i negozi dei confettieri parigini. Via di Sonziglia è stata fatta su quell'esempio. E il laboratorio, che allora era dei vicoli di Genova, seguiva praticamente la bottega. Quando mio nonno nel 1929 ha portato il laboratorio qui, dove siamo adesso, in Viale Moyon, l'ha ricostruito uguale. La filosofia era ancora quella. In quel modo lì, la mia famiglia, lavorando in questo modo senza mai tentazioni industriali, è diventata leader, è diventato un punto di riferimento genovese, non solo di questo mondo, diciamo, della confetteria antica, che peraltro rispondeva a dei criteri qualitativi che sono gli stessi di adesso. Non è che oggi si è pensato che la qualità è un'altra. Quella qualità che raggiungeva Romanengo con i parametri ottocenteschi è ancora la qualità a cui si fa riferimento.
Tutto questo è stata Roma Lengo fino agli anni 70 del Novecento. Negli anni 70 del Novecento c'è stata una crisi un po' generale. Teniamo conto che la maggior parte del mercato era cittadino. Cioè la ditta Romanengo aveva la sua porta sulla città di Genova. La città di Genova ha cominciato a perdere industria, a perdere lavoro. Il cosiddetto regalo aziendale, che era un po' il business di Romanengo, ha cominciato a declinare. Allora, in effetti, noi ci siamo domandati cosa fare, perché vedevamo in qualche modo restringersi questo nostro mercato di eccellenza. E allora lì ci sono stati un po' di discussioni. Abbiamo pensato alla produzione industriale col marchio Romanengo, abbiamo pensato al marchio Ombrello, cioè a commercializzare altre cose, abbiamo pensato a far fare delle cose, però abbiamo scartato tutto questo, considerando che poi l'azienda avrebbe perso di posizionamento, di immagine. E abbiamo detto, beh, abbiamo 200 anni di esperienza in questo tipo di lavoro, non abbandoniamola, anzi ritorniamo un po' indietro, riaffermiamo che siamo dei confiseur chocolatier di tradizione, quindi continuiamo a produrre come prima. Difendiamo la canditura del 700, dell'800, difendiamo la confettatura senza additivi, difendiamo questi processi. Cerchiamo di rimanere eccellenti nei nostri negozi monomarca con tutto quel rituale delle etichette, della carta e andiamo avanti così. In realtà abbiamo capito anche però un'altra cosa, che questo modo di produrre, questo modo di riaffermare un'identità così artigianale andava comunicato bene. E noi forse lì non siamo stati molto capaci. Perché mentre sulla città di Genova siamo riusciti in qualche modo a tenere perlomeno lo zoccolo duro, noi capivamo che questa nostra particolarità poteva aver successo se usciva anche dalla città di Genova, se si poteva portare queste specialità, queste cose un po' uniche. E questo non era una fantasia, perché avevamo mille riscontri di persone di fuori Genova o anche stranieri che apprezzavano queste cose. E lì forse non siamo stati tanto capaci nella parte culturale, che secondo noi andava affiancata alla qualità del processo e del prodotto. E infatti in questi anni, diciamo, molto difficili, io ho sentito dire che abbiamo attraversato il deserto dagli economisti, Romanengo, per rimanere così e per svilupparsi in questo modo, ha avuto bisogno anche di una mano finanziaria, però grazie a Dio in famiglia, perché mio fratello ha una bella azienda con i suoi soci, è entrato nel capitale e nella strategia. E noi riteniamo però che le variabili competitive nostre siano queste. Se noi ci avviciniamo all'industria diventiamo uno qualunque e anzi saremo fatti fuori. Sotto di noi c'è la pasticceria, ma non è il nostro lavoro, questa è una confetteria di grande tradizione. Per cui se vuole vivere deve rimanere così.
deve rimanere se stessa. Ci stiamo provando. Il processo praticamente è il prodotto, nel senso che questi processi artigianali, un po' forse obsoleti per chi guarda, per chi li guarda con un occhio moderno, creano quel prodotto lì. Se io voglio fare un candito così all'antica che sa di frutta, il processo è quello. Il processo è un processo di 15 giorni di lenta evaporazione zuccherina. L'industria, che peraltro sui canditi non c'è quasi più, ma c'è quella che fa i cubetti, che fa i canditi come, diciamo, semilavorati per i pandolfi, candisce in 3 giorni. Il processo romanengo di 15 giorni non è una fantasia, serve a fare quel candito lì. Se lei vuol fare un candito diverso, può fare diverso. E così il confetto romanengo non ha amidi, non ha azzurranti, ha solo zucchero. Per fare il confetto con solo zucchero si fa così, con la bassina a mano, con il confettiere che accarezza il confetto e lo porta a, diciamo, a finitura. Se si vuole farlo alla moderna, ci vogliono gli additivi, allora sono macchine enormi. E io dico questo perché mi si obietta spesso, ma che razza di fabbrica, così vecchia, ma c'è il mondo, sì, ma se voglio quel prodotto lo devo fare così. Se voglio non mettere la lecitina di soia nel cioccolato, devo concare 140 kg, se ne conco 500, senza lecitina non gira, perché è un emulsionante. Sì, ma il malfatturato di Romanengo, chiamiamolo così, fatto 100 per il 70 genovese. Il resto si divide in circa 100-120 negozi tradizionali dell'area ligure, basso piemontese e torinese, che hanno capito questo tipo di prodotti e ci fanno da, praticamente da, dico, rappresentanti in senso morale, cioè sono dei clienti che tengono Romanengo, alcuni addirittura lo tengono proprio con tutta la filosofia produttiva stagionale, perché Romanengo ha come base le stagioni. Accanto a questi 120 circa rivenditori, chiamiamoli così, c'è un po' di estero. L'estero più illustre è il Giappone, perché il Giappone ha capito Romanengo. Poi abbiamo dei rivenditori un po' a macchia di leopardo, devo dire, non copriamo le aree, però in Inghilterra ci siamo, e siamo presenti negli Stati Uniti nell'area Pacifico. È stranissimo, ma abbiamo 2 grossi clienti a San Francisco e Los Angeles, e uno molto più piccolo a Boston. Noi siamo dei bravissimi produttori di confetteria di dettaglio, dei bravissimi venditori in negozio. Facciamo delle confezioni extra lusso, diciamo, anche se il mercato del lusso non mi piace. Io parlo sempre di mercato del gusto. Volendo rimanere noi stessi, dovevamo ampliare il mercato. Non prodotti nuovi e mercati vecchi, ma prodotti vecchi e mercati nuovi. Su questo, cioè Pietro Romanengo, lei è Pietro Romanengo, 1780, è una tradizione, quante generazioni sono passate? Io sono la settima. E com'è stata la sua storia dentro l'azienda di famiglia? Immagino da sempre. Non avevo dubbi di venire qua, io ho fatto la mia trafila scolastica, liceo classico, economia e commercio, Romanengo. Pietro Romanengo dorme di notte? No, sono talmente immedesimato in questa storia di 240 anni,
che ho sempre paura che finisca, ho sempre paura che non ce la facciamo, che possano esserci cambiamenti che non approverei, cioè non dormo tanto bene. Ho troppa passione per questa realtà e onestamente vedo che non è così facile continuarla come l'ho voluta fare io. E allora dormo male.